L'asservimento della politica nazionale e locale all'industria militare. Sì, questo sembra essere un dato di fatto, viste quelle che sono state a livello locale le decisioni assunte trasversalmente dai gruppi che sono rappresentati nelle assemblee rappresentative riguardo alla base militare, perché nessuno ha detto che la base non si doveva fare, mentre per esempio noi come movimento diciamo che la base non si fa perché sono soldi che sono sottratti al sociale. E poi se si guarda quelli che sono stati i voti parlamentari rispetto in violazione dell'articolo 11 della Costituzione italiana, per il quale, anche se non è scritto ma risulta, questo l'ha detto Lorenza Carlassare, costituzionalista emerita, purtroppo deceduta un anno e poco più fa, in barba all'articolo 11 noi mandiamo armi a un paese belligerante e non c'è stato dibattito parlamentare. Il Parlamento non ha preteso che ci fosse un dibattito parlamentare. Quando si è trattato di votare a favore dell'innalzamento della spesa militare fino al 2% del PIL con il governo Draghi, il voto è stato favorevole. E ci hai parlato dell'esercito che viene a scuola a fare propaganda. No, io non ho detto che viene a fare propaganda, ho detto che viene a reclutare. Perché, ancora peggio. Secondo me sì, perché noi abbiamo avuto una riforma che ha dismesso la leva obbligatoria, siamo arrivati all'esercito per scelta iperspecializzato, però nel momento in cui esplode la guerra, gli stati che decidono di usare i nostri soldi per fare la guerra poi hanno anche bisogno di qualcuno che vada a farla. Non ci possono costringere perché non c'è la leva obbligatoria, quindi entrare nelle scuole e sedurre gli studenti dicendo guarda che tu andrai a fare missioni di pace, vieni con noi che puoi guadagnare soldi, è uno degli strumenti per reclutare. Questo però in un contesto nel quale c'è un impoverimento sociale sempre maggiore, io lo trovo aberrante, perché quello che noi dobbiamo garantire è il lavoro buono. Noi siamo adesso all'università e si va di Attac ha dato un grandissimo contributo al progetto della società della cura, una società nella quale si lavora per prendersi cura degli altri e dell'ambiente. Il lavoro per ammazzare le persone, per usare le armi, non è lavoro buono.